Allora, in questi giorni, Presidente, sto vedendo tantissimi interventi in televisione dove la maggioranza si affretta a dire a chi guarda da casa: guardate, gli agricoltori ce l'hanno con l'Europa, ce l'hanno con la farina di grillo, ce l'hanno con tutta una serie di misure che poi devono ancora trovare il loro spazio in Europa. Benissimo. Io mi sono visto tutti gli interventi invece degli agricoltori in piazza e quello che emerge è un quadro un po' diverso. Io, per esempio, ho visto l'intervento del Presidente dell'Associazione Agricoli Emilia, che dice fondamentalmente una cosa molto semplice: signori, io ho un'azienda che fattura 650.000 euro, 150.000 euro a me escono di carburante, ok? Poi dice giustamente: quello che a me mi strozza sono i mutui, sono i costi di carburante e i costi di produzione. Allora io penso: ma questo governo a questa persona come l'ha aiutato? Sui mutui cosa avete fatto? C'è qualcuno di voi che può alzarsi e dire: per questa persona, per questo agricoltore, abbiamo fatto un qualcosa per aiutarlo sulle rate dei mutui? C'è qualcosa che voi potete dire che avete aiutato questa azienda agricola sul carburante o sui costi di produzione? Allora, questa per voi non è l'occasione per aiutare un comparto, ma è l'occasione per trovare un nuovo demone, che adesso è il Green Deal, non considerando che la transizione ecologica non è il male, è la cura, è quello che noi abbiamo cercato di portare in questo paese. Allora, cerchiamo di guardarci in faccia, capire quali sono i problemi di un comparto e non usare le persone per messaggi politici che sono fuorvianti. Cercate almeno per una volta di non individuare un nemico fantomatico europeo, cioè prendervela con leggi che ancora devono dare i loro effetti per giustificare problemi attuali e passati, e cerchiamo in questo Parlamento di fare una discussione seria che, come sto vedendo, non c'è. Il governo si è preso addirittura su 7 ordini del giorno mezz'ora di tempo per una riformulazione che si poteva fare in un secondo, onestamente, in un secondo, perché non ci serve a nulla.